Io sono Jesus e oggi si ripete con me la statua Zarkrex Ninja. L'ultima volta solo è arrivato per rivendicare il nome di Mu e Buddha è stato pestato alla grande, ma io ho pestato solo alla grande. Però nel tentare di andare via abbiamo avuto qualche inconveniente. Ok, risolviamo la situazione trasformandoci. Andiamo a dare una... a parlare con il netto. Ok, dovrebbe essere qua da qualche parte se non sbaglio. Ah no, basta avvicinarsi qui. Ah, cosa state facendo? Budicius deve essersi nascosto qui nel villaggio. Trovatelo subito, eh? Sei tu, il ragazzino in blu che ho visto ieri. Sei stato tu a portarci via, sono Budicius. Liberalo subito. Budicius è il mio amico Budbison. Quante volte devo ancora ripeterlo? Lo lasci andare via. Non posso. Perché? Lui renderà potente il popolo di Eila. Noi tutti ci uniremo sotto la sua guida e conquisteremo nuovi territori. Eh? Finché continuerà a sfruttare Bud, avrà in pugno tutti gli abitanti di Eila. Sta usando il sommo Budicius solo per i suoi sporchi piani. Sta sfruttando Bud? La sua vera identità non ha alcuna importanza. Dovrà solo recitare la parte dell'araldo di Mu. Recitare la parte. Per lui Bud è solo un pupazzo da manipolare. Temo che questo vecchio non ti ascolterà, ragazzo. Perché non lo costringi? Ma non possiamo. Allora non usciremo mai da questo pasticcio. Eh? Sto sognando? La tua mano sinistra ti ha appena parlato? Proprio così. Oh, un mastro! Ho appena avuto un'idea magnifica. Sarebbe a dire? Lascia fare a me. Ehi, nonnetto! Io sono un mostro. Un mostro malefico degli abissi infernali. Cosa? Se solo volessi potrei divorare l'intero pianeta. Quindi fai come ti dico, altrimenti sarai il mio prossimo spuntino. Hai capito? Ah, un'antica leggenda di Eila narra di una grande bestia. Una bestia che divorò tutto il cibo, facendo morire di fame gli abitanti di Eila. Sei tu quella bestia? Sei tu Divorion? Sì, sono io. Sono tornato. Sono Divorion. Non può essere. Tu non esisti. Ora facciamola finita. Cosa? Presto. Oh, scusa. Sembri gustoso! No, pietà! Ah, è svenuto, anche se non l'abbiamo toccato. Ah, che fifone! Pensavo che lo volesse sbranare. Pare che credesse davvero alla leggenda di Divorion. Ah, sciamano! Evoca i totem adesso. Aiuto, cosa facciamo? Guardali, è la nostra occasione. Ok, andiamocene tutti da qui. Ce l'hai fatta, Gio, torniamo alla tenda. Guarda, Zack, sono già lì. Ma perché devo tornare alla tenda? Io devo tornare a casa con l'onda cosa. Guarda. Siamo alla tenda. Ok, prendiamo la tenda. Cioè, siamo tornati qua perché devi prendere la tenda? Automobile, materializzazione! Scusa, hai detto automobile? Quest'auto ci porterà tutti all'aeroporto. Andiamo! Se riusciamo a prendere un aereo, forse non ci seguiranno più. Si va a casa, finalmente! Ma la guidate voi? Io tornerò indietro con il mio solito metodo. Sei sicuro? Sì, stai tranquilla, non preoccuparti. Guarda che non ero preoccupata per te. Comunque, ci vediamo a casa, intesi? Ok, a più tardi. Ok, sembra che se la sappiano guidare. Qui abbiamo sistemato tutto. Trasformati, ragazzo. Se torniamo in ritardo, la press si arrabbierà. Sì, lo so. Sì, accendiamo l'onda cielo. Accendiamo l'onda cielo. È stato un viaggio molto lungo. Ma ora siamo qui, quindi è tutto ok? Sì, non possono averci seguiti fin qui. Come che non sappiamo fare il cambio di name? Quel Divorion era solo un trucco. Non ho graffio addosso, sono stato completamente raggirato. E adesso, ora che Budicius è fuggito via, lui era perfetto per impersonare il nostro nuovo capo. E Elon non potrà più prosperare come avevo pianificato. Forse non è ancora tutto perduto. Chi ha parlato?
Scusate, mi sono sistemato le cuffie. Hide, tipo arrivo. Ma non è un problema mio. Io sono da un'altra parte. Solo ha fallito. Se solo grande Avega si fosse fidata a me fin dall'inizio. Chi sei? Ah, perdonami. Io sono Hyde. Sono qui per consegnare l'eredità di Mu. L'eredità di Mu? Chi sei tu per parlarmi di Mu? Se dubiti di me, osserva bene cosa sto per fare. Appari, Condor. Condor? Aspettate un attimo, mi ricordo di una sentinella di Mu che era brava nello spionaggio. Ed era la forma di un uccello. Ma cosa? Sono un guardiano di Mu. Ho volato nel cielo proteggendo il grande continente di Mu. Un guardiano di Mu non può essere. No, aspetta. Ci sono delle linee di Ela che raffigurano una creatura, un grande volatile. Un volatile che secondo la leggenda risiedeva nelle terre di Mu. È incredibile. Non ti sei ancora convinto? Usando l'eredità di Mu, un navigatore antico, potrei garantire la ricchezza di Ela. E tu saresti disposto a consegnarmelo? Sì, ma ho una condizione. Dovrai dirmi tutto ciò che sai sul continente di Mu. No, non posso. È un segreto che appartiene a Ela. Ah, non vuoi l'eredità di Mu? Allora Ela non avrà alcuna speranza di prosperare. Resterà per sempre un piccolo e insignificante paese del sud. Verso est. Secondo i nostri testi antichi, Mu è a est. Questo è il segreto di Mu. Ah, ti ringrazio per avermi detto il vostro segreto. Come promesso ti darò l'eredità di Mu. Ecco il mio potere. Non posso crederci, è un potere sublime. Cosa? Ma cosa? Questo è Terra Condor, uno dei grandi guerrieri di Mu. Quell'impostore non ti servirà più. Con il tuo nuovo potere ora sei il dominatore di Ela. Squawk! Molto interessante. Che bella l'animazione di Hyde che ride, è fatta bene, non è bella, è fatta bene. Cosa? Devo trovare un luogo piuttosto strano, non trovi? Torniamo a Econet. Ok, ok. No, non ho filmato. Sì, ho filmato. Acceso. No, è acceso, perché io dico acceso? Oh, Hood, che succede? Siete arrivati a casa alla svelta? Non è il momento di perdersi in chiacchiere. Siamo stati attaccati da un uccello enorme sulla strada per l'aeroporto. Ci ha riportato dritti al villaggio. Cosa? Devi aiutarci, altrimenti saremo... Cosa sta succedendo? Cosa credi di fare tu? Ah! Bud! Che succede? Chi c'è, Bud? Tipo è morto qualcuno. Ho un brutto presentimento. Dobbiamo tornare subito a Ela. Ok, prima di tutto parliamo con lui. Salve, anche tu viaggi con l'onda del cielo? Io lo uso per lavoro, sai, sono un commesso viaggiatore. Mi chiamano il giramondo delle onde. Anche tu vorresti diventare un giramondo delle onde, vero? Sì, bene bene. In genere non mi confidi, non confidi che ti è un primo che passa. Devi essere una persona di fiducia. Ma aspetta, la forza legame è piuttosto alta. D'accordo, te lo dirò. Dirigiti verso Econet da qui e troverai una porta. Aprila. Sarà Ela in un attimo. Ora anche tu sei un giramondo delle onde. Ma noi intendiamo fare una cosa diversa, cioè fare questo, tornare normali. E come per magia siamo ad Ela. Eh sì ragazzi, uno dei pochi vantaggi. Popolo di Ela, Budicio sia un impostore che non ha niente a che fare con Mu. Ha insultato la nostra fede. Ma siete stati voi a decidere di venerarlo. Ha ragione, ho tanta fame. A Bud è legato poi. Non so, devono essere puniti. Quindi li offriremo a Mu per farci perdonare il nostro... per farci perdonare il nostro... Ok. Puniti? Per voi è la fine, impostori. Fermi tutti! È arrivato Rock. Oh. Ok. È Mega Man! Sì, Mega Man! Sapevo che sarebbe venuto a salvarci. Eccolo, finalmente! Lo sapevo che avresti cercato di ostacolare i miei piani, ma te lo impedirò! Quello è un navigatore antico? Sì, attento ragazzo! Guarda, è un'altra di quelle strane creature! Cambio d'onda M!
trasformato. Eila, cosa sta succedendo? Sono Terra Condor, l'unico vero detentore del potere di Mu, e sarò il vostro nuovo sovrano. Porterò gloria e ricchezza a Eila. Popolo di Eila, veneratemi. Questo è l'inizio di una nuova era per Eila. Ragazzi, mostrerò agli impostori cosa succede ai miscredenti come loro. E voi vi occuperete di quel ragazzo in blu. Megame! Ho una frequenza simile a quella di Yeti, Blizzard e Plissio Surf. Deve esserci Hyde dietro tutto questo. Ah, dobbiamo sbrigarci. Oh, sarà più facile del solito e anche più noioso. Non intendo combattere contro di loro. Ferma lo sciamano. Lo sciamano tiene molto al futuro di Eila. Ecco perché si è lasciato corrompere. Credo sia andato alle rovine vicino alle linee di Eila. Grazie, cercherò di aiutare lo sciamano. Buona fortuna, Eila. Eila. Ok ragazzi, molto interessante. La popolazione è della nostra. E nelle rivoluzioni avere la popolazione della nostra è sempre una bella cosa. Ok, allora, resta il fatto che ci fermiamo qua, andiamo avanti? Sono dubbioso anch'io su che fare. Sapete che vi dico, in realtà ragazzi, questo episodio sarà durato poco, ma purtroppo il mio tempo per oggi è finito qui. Quindi sono 18 minuti per me, lo so, ma per oggi è più che sufficiente. E per voi saranno 12 o qualcosa di questo tipo, scusate tanto, ma ho un impegno adesso. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, ci commento, mi piace, iscrivetevi. Scusate ancora una volta per l'episodio corto, ma noi ci vediamo nel prossimo episodio dove affronteremo Terra Condor. Quindi, bene ragazzi!